accadono, poi si cadono, non si dicono. Ma insomma, ce ne sono tanti che accadono e che non si dicono. Quelle che accadono e che si dicono sono, anche se siamo nell'epoca dell'informazione diretta, ma sono alcuni avvenimenti che si facciano. E del resto, queste sono una cosa assai rilevante, perché una parte, però, di cose sono ritenute segreto militare. Questo è uno degli aspetti sui quali abbiamo avuto delle... Una parte sono ritenute segreto militare e quindi non vengono poi riportate così come sono. E sono avvenimenti abbastanza complessi. Però quello che colpisce in questo libro di Giancarlo è la ricerca, come dire, precisa, calibrata di una serie di avvenimenti che convergono. Anche quello che ha impressionato è la convergenza nei secoli di una serie di avvenimenti che hanno datazioni diverse, avvenuti in contesti diversi e in luoghi diversi del mondo. Cioè la stessa presenza la si è notata in India, in Centro America, in Europa o nel Nord Africa in alcuni casi. Ora c'è un paese che avrebbe bisogno di essere studiato meglio, non ci possa mandare per l'Iraq, che poteva rappresentare per noi una fonte di lettura assai rilevante, assai importante. Però non è dato poterci andare in questo periodo. Forse dal punto di vista della ricerca, di quello che siamo, dobbiamo ancora fare dei passi avanti. Del resto la scienza ha deciso di non essere una cosa perfetta, se vuole va avanti, ma è una ricerca costante. Avevamo pensato di datare l'Homo erectus a 60.000 anni fa, ci siamo accorti che forse dobbiamo andare a 110, 115, 120.000. Ci sono una serie di ricerche nuove che portano a non collocare più forse nemmeno l'uomo in Africa, ma a collocarlo in altre zone. Perché stiamo trovando, se ci diciamo forse nemmeno più avanti, stiamo trovando contesti diversi. La cosa impressionante in alcuni casi è il contesto in cui si collocano le ricerche delle religioni, non di una religione, delle religioni che appaiono concentrarsi per alcuni aspetti su alcuni ritrovamenti simili. C'è questa vicenda assai rilevante della cultura egizia, che è un punto centrale di tutto lo snodo e di tutta una serie di scelte. Sembra concentrarsi, ed è probabile che alcuni aspetti siano assai rilevanti, sembra concentrarsi nella costruzione delle immense piramide, delle immense cose che dell'epoca egizia sembrano concentrarsi una parte di avvenimenti molto forti in quel momento. Mi pare che se ne stiano trovando altri, in Egitto stanno scavando su cose molto nuove. Io ho visto questa ricerca sacra, che ci sono le piramidi a gradoni, che sono una cosa diversa dalle altre, però c'è una necropoli immensa che stanno tirando fuori adesso, che sarà una quindicina d'ettari solo per la parte che hanno fatto, dove stanno venendo fuori segni e momenti diversi della nostra storia. Sembrerebbe quasi recente, perché poi noi datiamo l'uomo in un momento, se datiamo questa ricerca e questa storia, la datiamo per 4.000 anni fa, insomma, non è che poi siamo molto lontani, anche se i tempi per noi sembrano da vicino, sembrano molto più lontani. Ecco, questo è il libro di Giancarlo. Io vi consiglio, se è possibile, credo che Giancarlo ci abbia, io vi consiglierei di leggerlo. Perché? Perché in questo breve libro ci sono concentrate una serie di informazioni, per esempio, su cadute di meteoriti, su ricerche di questo tipo, che danno il segno di come siamo stati anche istruiti, diciamo così, nei secoli. Dico istruiti perché acculturati nei secoli. Ci mancano delle condizioni, le ritroviamo da alcune parti, se le andiamo a cercare, ma ci mancano delle condizioni perché non ci sono state segnalate, non ci sono state indicate nei percorsi, sono stati perduti o volutamente perduti. Ci sono ricerche delle enti spaziali che sono avvenimenti, fatti che non sono stati spiegati né detti né definiti, che hanno dei momenti assai rilevanti. Io non voglio aggiungere altro se non questo. Forse conviene ormai utilizzare, per tutti noi che siamo più moderni, utilizzare quello che diceva Einstein, che la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Probabilmente, se riusciamo
a indicare un percorso di apertura a molti altri e a essere probabili che possiamo andare a posizioni anche molto più avanzate. Però il libro di Giancarlo, L'anello mancante, è un libro da questo punto di vista di grande interesse, ma forse Giancarlo non si fermerà qui. Penso che andrà più avanti anche nella ricerca dell'altro anello che ci manca.